No, non è possibile. Abbiamo bisogno di cambiare il sistema da vari punti di vista. Per esempio, noi usiamo misure che sono sbagliate, cioè che ci indicano dei comportamenti come virtuosi che non sono necessariamente invece virtuosi. Pensi all'indicatore principe di competitività che è il costo del lavoro per unità di prodotto. Le aziende sono state molto concentrate sulla riduzione appunto del costo del lavoro. Mentre invece oggi con le tecnologie si possono ridurre gli altri costi e sotto certe condizioni, se uno riduce i costi delle materie prime, l'indicatore della competitività non cambia e quindi non dà la direzione giusta. Ma ci sono problemi molto più ampi, e cioè il fatto che questo sistema economico-finanziario privilegia indubbiamente i risultati di brevissimo termine. Questo lo vediamo nel modo con cui funziona la rendicontazione di impresa, con cui anche gli investitori finanziari hanno per decenni privilegiato quei soggetti che ottenevano risultati nel brevissimo termine invece di guardare alla sostenibilità del business. Queste cose stanno cambiando, ma stanno cambiando ancora lentamente. E soprattutto la vera domanda è, visto che l'OCSE prevede tassi di crescita del prodotto interno lordo relativamente bassi, intorno all'1,7% nei prossimi 40 anni per i paesi in via di sviluppo, scusi, per i paesi sviluppati. Come fa a funzionare un sistema capitalistico come quello attuale con una crescita così bassa? Semplicemente non funziona. E quindi è nell'interesse del capitalismo, ancora una volta, cambiare pelle, cambiare natura, per riuscire a guadagnare 30-40 anni, come è successo per esempio con la globalizzazione. A fine febbraio pubblicheremo come Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile la prima radiografia mai fatta di una legge di bilancio secondo i 169 target dell'Agenda 2030. Un lavoro non facile, ma che dimostra come sia possibile, così che magari la prossima volta questo lavoro lo si fa durante la discussione della legge di bilancio e non dopo. Che cosa ci dicono le analisi che abbiamo fatto? Che ci sono provvedimenti che vanno nella direzione giusta, altri invece che vanno nella direzione sbagliata, ma quello che manca è una visione complessiva del futuro. Per esempio, la parola economia circolare compare solo una volta come uno dei temi di analisi del futuro tecnopolo sullo sviluppo sostenibile che nascerà a Taranto. Invece, manca una visione dell'economia circolare come strumento per cambiare radicalmente il modo di produzione, guadagnare competitività e naturalmente ridurre l'impatto sull'ambiente. Per ciò che concerne il reddito di cittadinanza, l'impianto complessivo, io sono molto preoccupato sull'attuazione, ma sull'impianto complessivo c'è quasi da fare una denuncia per plagio rispetto al documento che fu fatto dai maggiori esperti italiani di queste tematiche quando io ero ministro a settembre del 2013. Perché è evidente che serve uno strumento di lotta contro la povertà, che però, attenzione, non è solo assenza di reddito, non è solo assenza di lavoro, ma può esserci la povertà educativa, quella energetica, quella sanitaria, quindi tutti questi aspetti andrebbero affrontati insieme. Dall'altro però bisogna riconoscere che questo governo ha messo risorse in termini di quantità sul tema della lotta alla povertà che nessun altro governo aveva posto precedentemente, purtroppo direi. Ci sono infine una serie di elementi dei paletti che rischiano di lasciar fuori interi gruppi sociali. Questo al di là del fatto che la gente cambia residenza per poter sfruttare il fare i furbetti, diciamo così. È un problema di impianto e dunque, se funzionerà come speriamo possa funzionare difficilmente nei primissimi mesi, ma poi a regime anche in Germania ci hanno messo anni per far funzionare un sistema di questo tipo, allora sì, potrà avere un effetto forte sulla riduzione della povertà monetaria, non è detto che riduca la povertà a tutto tondo. Il pensiero che integra insieme economia, società, ambiente e istituzioni è proprio quello di cui abbiamo bisogno, ma è il più difficile da realizzare. Per
Perché la formazione dei quadri dirigenti, ma anche degli advisor, dei ministri, è stata basata invece su una visione settoriale o di dominanza dell'economia rispetto agli altri temi. Il fatto che la giustizia abbia tutte le dimensioni insieme, sia quella della giustizia intragenerazionale, cioè all'interno dell'attuale generazione, che quella intergenerazionale, che è quella tra generazioni, di cui appunto la parte sostenibile, a cui la parte sostenibile fa riferimento, è una visione nuova, è una visione che non è appunto nel DNA di chi ha la mia età, perché si pensava, soprattutto nel dopoguerra, e questo è riflesso anche nelle Costituzioni, nella Costituzione italiana, che lo sviluppo economico avrebbe per definizione fatto stare le nuove generazioni meglio delle generazioni anziane, e se quindi bisognava difendere qualcuno erano quelle anziane, non quelle giovani. Oggi sappiamo che non è così, in questo senso abbiamo bisogno di questa trasformazione. L'università italiana, attraverso la rete delle università per lo sviluppo sostenibile, si sta impegnando a fondo, il master di cui le parlava è uno degli esempi, ma abbiamo bisogno di far formazione a chi oggi è nei posti di potere, diciamo così. Per questo, come ASVIS, adesso avvieremo una seconda scuola estiva per gli amministratori regionali e poi una per quelli comunali, e abbiamo appena iniziato, prendendo accordi con il Senato, a come formare gli assistenti parlamentari degli attuali parlamentari. Insomma, è un'opera educativa molto ampia di cui abbiamo assoluto bisogno e anche in fretta. Parlare di sviluppo sostenibile vuol dire introdurre il concetto di futuro in tutte le decisioni che prendiamo. E dunque questa attenzione al futuro, che in Italia è particolarmente bassa, è la prima cosa che bisogna riuscire a insegnare. Qui ci sono dei bias cognitivi, soprattutto per persone che hanno già una certa esperienza. I master si orientano a persone che non è che sono neolaureate necessariamente, ma possono anche decidere di fare un master dopo un periodo lavorativo. Questo vuol dire superare bias cognitivi, perché non è di questo che normalmente si parla nei corsi universitari o anche altrove. Oltre a questo, c'è bisogno di quella visione olistica di cui abbiamo parlato,